Per fermare le acque alte, noi avevamo progettato questo, il MOSE, Modulo Sperimentale Elettromeccanico. Un sistema di 78 paratie mobili in metallo poste alle tre bocche di porto della laguna. Le paratoie normalmente se ne stanno sul fondo del mare, ma quando serve si sollevano e bloccano l'acqua che entra. Ma sto MOSE serve a qualcosa o no, secondo lei? Secondo me non ha mai servito a niente. Mai servito a niente? Ci servono metodi molto più semplici e meno costosi. Tipo? Tipo non scavare la laguna come è stato fatto per secoli. Questa è la bocca di porto di Lido, la più larga delle tre che mettono in comunicazione il mare con la laguna. E le paratoie del MOSE adesso sono immerse, sono sott'acqua. Le paratoie del MOSE, quelle sono finite, ma da 5 anni sono ferme sott'acqua, con tutti i problemi che questo comporta. Il MOSE funzionerà mai? Questa è una bella domanda. Per il momento non funziona. Questo è un documento riservato, redatto dal Consorzio Venezia Nuova, l'unione di imprese che sta costruendo il MOSE. Si intitola Criticità, perché il MOSE non è ancora finito e ha già dei problemi. 1. I sedimenti portati dalla corrente si accumulano più in fretta del previsto e le paratoie si potrebbero bloccare. 2. Alcuni gruppi cerniera, quei delicati meccanismi su cui dovrebbero ruotare le paratoie, sono già corrosi dall'acqua salata. 3. La manutenzione del MOSE avrà costi enormi, qualcuno dice 100 milioni di euro l'anno, perché ogni mese bisognerà estrarre a turno una delle paratoie dal fondo del mare, ripulirla, trattarla e rimetterla giù fino alla fine dei giorni. Questo è il robottino, adesso noi lo buttiamo giù perché vogliamo andare a vedere come stanno le paratie del MOSE sotto. C'è moltissima corrente, come possiamo vedere. Eccolo il mare della laguna. È torbido, non si vede nulla. La corrente è impetuosa, trasporta ogni giorno tanti sedimenti, terra, sabbia, tronchi, che si depositano sul fondo e potrebbero bloccare le paratoie. Ed eccole le paratoie, sono queste, gialle, ferme sul fondo da anni. Sono sommerse dai detriti, ci crescono le alghe e sono piene di peoci, come le chiamano qui, cioè di cozze. Questi sedimenti potrebbero ostruire i perni attorno ai quali ruotano le enormi porte delle paratie, sì, quindi bisogna pulirle ogni volta. Certamente, questa è roba piccola, non è che ti blocca la paratoia, però insomma produce dei problemi come questo che abbiamo appena visto, cioè la paratoia non si abbassa una volta alzata. Il problema fondamentale del MOSE è semplice, quell'enorme massa di metallo sott'acqua si corrode. Questa è una foto che mostra uno dei punti più delicati del MOSE, una cerniera, uno dei perni di metallo su cui dovrebbero ruotare le paratoie. Era ridotto così, un ammasso di ruggine. Si poteva fare altrimenti? Sì. Le uniche due opere al mondo costruite come il MOSE per fermare le alte maree sono fatte all'opposto. La diga di Rotterdam sta sempre all'asciutto. Solo quando arriva l'alta marea mettono le due enormi barriere in acqua e le chiudono. La diga sul Tamigi ha paratoie sempre sommerse, ma i perni su cui ruotano stanno su queste torri, sempre all'asciutto.